si parla ma per sommare che ho fatto no? È uscito di recente un bel volume, quasi 400 pagine, una rivista dedicata alla sicurezza del bambino, si chiama L'Illuminista, dentro la quale c'è anche un bellissimo ricordo che si è fatto il carico di Fabrizio Zanghi. E in questo libro c'è un saggio di Fabrizio Zanghi, inedito per noi perché è pubblicato in tedesco, non era mai stato pubblicato in italiano, dove lei racconta della sua passione per uno scrittore italiano, per Alberto Savinio. E raccontando della sua passione per Savinio dice anche perché ha messo le note al tema che si sta prendendo, perché sapete nella critica si dice che Fabrizio a quegli anni 60, quando ha cominciato a pensare, era stata molto legata alla lettura della Convenzione del dolore di Gardner, no? Questo è il riferimento. E dice sì, è vero, l'ho letto, l'ho amato così, però il mio punto di riferimento è sempre stato Savinio. Il punto tanto è che avrei voluto che un suo quadro figurasse nella copertina di Artemis, un quadro in cui si raffigurano dei giocattoli lasciati soli su una spiaggia, dei giocattoli un po' diciamo, dei giocattoli un po' particolari che erano colorati e surrealisti su una spiaggia. Poi dice che è uscito subito dopo il terremoto e non pensavo di metterci un'edizione del vestito così come è andato a fare in giro questo libro. Poi adesso avete visto c'è cioè invece una copertina tutta rosa e avete sentito che uno dei colori preferiti da lei all'inizio era proprio il rosa. Io vorrei concludere e mi darei sempre delle uscite
era appunto uno scrittore di prima generazione del padre della madre, era arrivato negli anni 20, no? Ecco, nel gesto, nel piccolo gesto, c'era un passaggio di testimone che ci stava facendo un po', si metteva, diciamo, a connessione tra quelli di prima e noi. E Fabrizio ha avuto questa funzione, tra le tante, diciamo, intrinseche del suo lavoro. Pensate al rapporto che lei ha stabilito con una persona che è nata nel mio stesso anno, Mario Martone, che, come sapete, la chiama, la invita a scrivere la sceneggiatura del suo primo libro, del suo primo film, a volte prima di Mario Napoletano, e lei all'inizio dice no, non lo voglio fare perché non è il mio mestiere, ma poi ci pensa e dice, ma in questo film si parla di una persona che in qualche modo ha avuto a che fare con la mia famiglia, si parla di Renato Cacciotto. E io non voglio ben farmi ragazzi con le parole di Renato Cacciotto. E questo salto su Salvini, Fabrizio mi porta molto bene che dietro Renato Cacciotto c'era un'altra figura della sua famiglia che era stata presente e che era stata legata alla famiglia di Renato Cacciotto. C'è Vincenzo Genti. Siamo appena stati a casa di Trinavia, come vi stavo dicendo, c'è il restauratore Vincenzo Genti. Voi sapete che Savino dedica un bellissimo ritratto a Vincenzo Genti, un libro che si chiama Narrata come la vostra storia. Vi dicevo però, ricordo che ti ricordo prima, lo assicuro, eravamo a Procida, lei aveva vinto appena il Samorante, una delle sue domande, il Samorante non c'è. Aveva, come era Fabrizio, no? Aveva ricevuto questo premio, aveva fatto un discorso con chi è stato.